Come tu tra l'altro lavori a Radio Padania Libera, quindi diciamo senti tutti i giorni gli umori dell'elettorato leghista, da che parte pende? Di più dalla parte di Salvini che da quella di Giorgetti? Oppure ci sarà prima o poi un rimescolamento delle carte? Ma allora, quello che posso dire con abbastanza certezza adesso è che forse diciamo, disattende anche le aspettative di qualcuno e che tutta questa rottura, diciamo, questo dualismo Salvini-Giorgetti in realtà non c'è. Nel senso che sentendo anche esponenti proprio della Lega, la questione, diciamo, della spaccatura di una frangia appunto a favore di Giorgetti contro Salvini, in realtà è molto più modesta rispetto a quello che si sta dicendo e leggendo anche, diciamo, sui giornali in questi giorni. Sicuramente oggi ci sono stati dei chiarimenti, perché sono state le parole, poi alla fine sono state dette e quindi saranno sicuramente dei chiarimenti, però quello che mi è stato detto con assoluta certezza è che comunque non c'è nessun tipo di scissione, né adesso, almeno in questo Sì, no, momento, poi da qui. sicuramente in questo momento non ci sarà nessuna scissione, anche perché poi è un momento troppo delicato per tutti. Verrebbe... C'è da spendere un sacco di soldi, insomma, non si può dire. Esattamente, Non vorrei grazie apparire per aver. volgare, diciamo. No, grazie per averlo ricordato, perché ricordiamoci i tanti miliardi del Recovery Fund. Simona Sala.